Uno spettacolo di alcune delle più belle tradizioni irpine rappresentate, sintetizzate in piazza Frontespizio. Buon pomeriggio da Frigento. Ad accompagnarci il ritmo travolgente della quadriglia frigentina, un ballo antico di secoli con le sue figure caratteristiche, e poi il suono degli organetti, uno strumento tipico di Frigento. Chi voglia sapere tutto, ma proprio tutto, su questo antico strumento può venire a Frigento l'11, 12 e il 13 agosto con una festa unica in campagna, la festa dell'organetto. Frigento, un luogo magico, una posizione geografica così importante da essere punto di riferimento di tutti gli antichi popoli. E allora iniziamo il nostro viaggio nella storia. Furono i Sanniti a sceglierla come postazione strategica. Con i Longobardi divenne la roccaforte difensiva del Ducato di Benevento. Frigento, la città vedetta, il balcone dell'Irpinia. Uno straordinario controllo a 360 gradi, il dominio assoluto su 11 province, 5 regioni, più di 100 comuni. Nell'ipogeo della cattedrale e nel Palazzo della Cultura, reperti di origine romana ne ricordano il glorioso passato. Sugli antichi calcari che abbiamo ritrovato sono riportate tutte le grandi opere pubbliche volute dai romani, come la cisterna. Le cisterne di Frigento, terzo secolo a.C., uno dei più importanti esempi al mondo di architettura idraulica dell'epoca romana. Il centro storico è un museo a cielo aperto. Vicoli lastricati attraversano il borgo medievale, impreziosito da portali lavorati in pietra locale. Frigento, la città delle sette chiese, una per ogni giorno della settimana. La cattedrale è il luogo di culto più antico del paese. Una delle caratteristiche di questa chiesa cattedrale è l'immensa tela che ricopre la soffittatura della chiesa. Raffigura la parte della navata centrale, l'Assunzione della Madonna, e nel transetto la vita di San Marciano, che è il patrono. Statue ed altari del XVII secolo, la storia racchiusa nell'ipogeo. Ai piedi dell'altare la botola d'accesso alla cripta. Qui ci sono ancora i resti dell'antica chiesa longobarda, e questa colonna di epoca romana testimonia l'esistenza di un tempio pagano dedicato ai sacrifici. I collatoi ricordano il grande culto per i morti, testimoniato anche dalla bellissima chiesa del Purgatorio, la chiesa della Congrega dei Morti, oggi circondata dalla stupenda villa comunale. Dalla quadriglia frigentina alla tarantella frigentina, siamo in un mondo di grandi tradizioni. Vedete la straordinaria arte della lavorazione del tombolo, ma soprattutto il rapporto fortissimo tra fede e natura. Quando parliamo di natura, qui parliamo di agricoltura, la grande tradizione economica dell'agricoltura. Questi sono dei mezzetti. Cosa sono i mezzetti? Il mezzetto, in effetti, è un'unità di misura, sono circa 30 kg di grano. Questa è l'unità di misura e veniva utilizzata per trasportare il grano come offerta al santo, quindi in segno di abbondanza. Vediamo proprio all'opera in questo momento delle ragazze. Quelli erano praticamente, sono tutti fregi che poi vengono utilizzati per abbellire i mezzetti. Questo è un carro covone, un carro di grano, ma capiremo tra poco a cosa serve. Ad inizio agosto qui a Frigento si fa anche la grande festa della mietitura e della trebbiatura. Quando parliamo di ambiente parliamo anche dello spettacolo dell'ambiente, panorami mozzafiato, unici in Campania. Iniziamo la nostra passeggiata sui limiti. L'etimologia ne indica la vocazione. A popoli frequenzia, ovvero luogo molto frequentato. Frigento, città nata per essere visitata. Via Limiti del Parco Urbano Panorami, un parco di rilievo regionale, offre una delle visioni più belle della Campania. Una straordinaria oasi di pace, sentieri con aree attrezzate costeggiano i pendii come i giardini pensili nel borgo. Passeggiate con panorami in mozzafiato, percorsi di trekking, qualità di vita, ambiente, natura, le parole d'ordine. Nella Casa della Cultura il Museo dei Grani e mostre che racchiudono gli elementi fondamentali, il grano, la via Appia, il vento, il rapporto con la terra, scolpito in manifestazioni secolari.
Il 15 agosto la tirata dei carri covoni in onore dell'Assunta. I buoi trascinano carri di grano con caratteristiche che si richiamano ai riti della dea Cerere. E il giorno successivo la processione di San Rocco, accompagnata dalla suggestiva sfilata dei mezzetti. Il grano protagonista dell'estate fino a fine agosto, quando la festa della mietitura nella contrada Tre Masserie fa rivivere le antiche tradizioni della civiltà contadina. Ed eccolo lo straordinario pecorino carmasciano. Sì, il pecorino carmasciano è un pecorino prodotto con pecora laticauda, che è la più antica pecora d'Europa proveniente dall'Africa, e la sua particolarità nasce dalla mefite, che è un fenomeno vulcanico secondario che conferisce con i suoi zolfi un sapore particolare ai pascoli, che poi viene trasmesso anche al formaggio, rendendolo unico al mondo. E questa è terra anche di un olio straordinario che ha vinto premi internazionali. Certo, dell'olio extravergine di oliva DOP, dell'Irpinia Colline dell'Ufita, ed è fatto con una qualità di olive di Ravece, che al sapore ha un sapore forte e piccante, e al naso ha un odore di foglie di pomodoro e carciofo. Dall'olio alle conserve, al vino, perché noi siamo nell'area dell'Aglianico DOP, anche se quest'anno è andato molto bene la coda di vulpe. E poi il pane, anche il pane di Frigento è rinomato a livello regionale. La signora Michelina al lavoro per parlare dei piatti tipici che a Frigento sono? L'aene e cicerchie. La cicerchia è un particolare legume povero riscoperto da poco, e lo abbiamo nella versione fresca e la versione secca. Poi abbiamo le coccetelle con il polieo. Il polieo è una particolare erba simile alla menta, è caratteristica tipica di Frigento. E poi abbiamo i pizzilli fritti, che possono essere imbottiti con il carmasciano, il formaggio carmasciano. Si fa pure una famosa sagra dei pizzilli. Fa anche una sagra dei pizzilli il 5-6 agosto di ogni anno, e può essere imbottito con le soppressate, i salumi, i particolari prodotti di qua. Noi siamo convinti e certi della vocazione turistica del nostro territorio, e per quanto riguarda gli ultimi anni abbiamo lavorato sul recupero del centro storico, lo abbiamo riqualificato, abbiamo recuperato gli antichi sentieri nel bosco di castagno che degrada a valle, e abbiamo realizzato un'area camper per recuperare anche quel tipo di turismo. E quest'anno ci stiamo attivando molto, le iniziative sono tante, e cominceremo la prima domenica, sabato e domenica di agosto, con la festa della mietitura e trebbiatura in località Tre Masserie. Continueremo con la sagra del pizzillo, ci sarà la tirata dei carri il giorno il 15 agosto, 16 agosto festa di San Rocco, per continuare poi primo sabato e prima domenica di settembre con una nuova festa che tenderà a rivalutare e valorizzare il nostro centro storico. Avete capito, avete solo l'imbarazzo della scelta per venire a Frigento. Intanto ci hanno raggiunti anche Gianni ed Anna, che hanno appena celebrato il loro matrimonio. Anche a loro va l'applauso di Frigento, l'applauso del TG Itinerante. Da Frigento è tutto, lì nello studio.